Nord TV Italia stasera si trova via Santa Lucia. Incontriamo per riservatezza, non diciamo il nome né facciamo vedere l'immagine perché esiste comunque una legge di tutela sulla privacy, quindi la persona che risponderà alle nostre domande per tutelarsi non verrà inquadrata, inquadreremo l'asfalto. Passo la parola un attimo a Valentina Ercolino che collabora con Road TV Italia, sì, e che ha qualche domanda da farti. Tu sei napoletano? Sì. E dimmi una cosa, che cosa fai, che cosa hai studiato? Ho una quinta elementare, come lavoro sono elettricista, solo in pratica, niente teoria, e purtroppo faccio questo lavoro per mantenermi. Hai famiglia? Sì, sono sposato, ho 4 figli. E dove vivi? A Ponticelli. Come ti trovi, bene? Benissimo. I ragazzi stanno bene, i tuoi figli? Stanno bene. Quindi non ti fai mancare niente? In quanto guadagno va tutto bene. Senti, ma all'improvviso come ti sei trovato a fare questo tipo di lavoro? Tu fai un po', stai qua, fai il parcheggiatore, insomma. Sì, sto qua, diciamo, è una cosa che ho iniziato a fare da bambino. Io sono uno dei veri vecchi parcheggiatori abusivi, veri. E da quando c'erano i contrabbandieri già il parcheggio andava, loro guadagnavano e guadagnavo anch'io. Mi davano belle mazzette, ampie mance. E avevo il papà in carcere, cose sue, e da bambino mamma non ce la faceva, la mattina andava a scuola. Quanti fratelli hai? 7. Mamma mia, 4 maschi, sì, e 3 femmine. È un po' uno che fa una cosa, l'altro ne fa lavorano un'altra. Lavorano tutti o fanno lavori un po'? Sempre, diciamo, lavori in nero, non c'è niente di che ti assumono, che ti danno una busta paga, che puoi avere una prospettiva per la vecchiaia. Ho 35 anni e nemmeno solo una marca, quella del militare. Quella del servizio di Stato, insomma. Sì, solo quella là, un anno di servizio militare. E niente, così si guadagnava la sera 20-30 mila lire e le portava a casa. La mattina andava a scuola e così continuiamo ad andare avanti. Senti, io ti chiamerò Antonio così perché mi viene Antonio. Ti volevo chiedere una cosa, proprio per il tuo vissuto, per la tua esperienza, no? La sofferenza, hai detto che da bambino hai finito la scuola elementare e poi hai iniziato a fare questo lavoro. Mi sono dedicato tutto al lavoro. Che cosa fai per i tuoi figli? Che cosa cerchi di fare? Hai intenzione di farli continuare la scuola? Hai intenzione di invogliarli? Sì, istigo sempre i miei bambini di andare a scuola. Ho la prima 11 anni in prima media e meno male che gli piace andare a scuola. E cercherò di fare il possibile per accontentarla. Se lei va a scuola e mi dà soddisfazioni, certo, io farei sacrifici. Cercherò di fare tutto il possibile per lei. Senti Antonio, ma come si potrebbe cambiare questa situazione di Napoli così tremenda, con tanti disoccupati, tanti precari? E anche per te, voglio dire, tu so che è una cosa dura, sì, per noi che per qualcuno più in alto. Perché essendo che sono troppe persone, se uno non va di fare una cosa, devono essere d'accordo tutti insieme. E la legge, come la legge della natura, il pesce grosso mangia il pesce piccolo. E man mano è sempre così. Il Signore che, diciamo, adesso al potere sta tentando di fare uscire questa legge nuova, l'arresto sui parcheggiatori abusivi. Addirittura. A me questo è un mestiere che io fino ad oggi mi ha dato una mano a sopravvivere. Quindi voglio dire, questo è un lavoro che tu fai per sopravvivenza, sì, non perché ti devi io comprare... Sono elettricista e purtroppo con l'euro è una moneta, è dura da andare avanti. I lavori che faccio sono tutti quelli da fare obbligatoriamente, sono anche un po' idraulico, non so, una signora che con l'acqua alla signora del piano di sotto ha una perdita, è un lavoro che si deve fare per forza. Un guasto in casa per la luce, non c'è luce in casa, si deve fare per forza. Tutti questi sono i lavori che faccio io. E come mai non riesci ad organizzarti con questa cosa che tu sai fare, che tra l'altro è un lavoro che rende abbastanza, insomma, oggi chiamare un idraulico, un elettricista costa 40 euro solo per la chiamata. Sì, non ho tempo, vabbè, ma non è tempo perché hai deciso di dedicarti a questo tipo di lavoro, cioè a fare il parcheggiatore, che oramai ce l'hai quasi nel sangue ed è la cosa che preferisci fare. Se si riesce, fare. Se la gente, tutta la gente lavora, può muovere dei soldi,
allora può abbellire anche un po' la casa, può fare tante cose, si possono muovere, così anch'io mi muovo dietro al loro guadagno. Sa, Quindi se faccio questo a me non va di stare qua per strada a chiedere la carità alla gente che viene e parcheggia, do anche no, tra fastidio. l'altro lo possiamo dire, Antonio non chiede una tariffa, No, Valentina, no, 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 no. dice Come qualsiasi avete cosa voi visto, vogliate, così non sa piacere. all'improvviso mi avete visto quanto è a piacere vostro. Perché se viene una famiglia, un uomo che ha la possibilità di portare a mangiare una pizza alla moglie con due bambini, vado io gli chiedo dei soldi, per legge parte una cosa a parte non lo posso fare, però riesco anche a guardare le persone perché anch'io sono così, va a mangiare una pizza e se non li hai i soldi da dare a me da parte al fuori della pizzeria posso pensare tante cose. Certo, Allora, magari c'ha giusto la 20 euro per pagare la possibilità, pizza. sì, la possibilità che ha lui, se dice vabbè, te li do dopo, riesco a capire che non si può muovere, dopo esce, non gli vado più vicino perché ho riuscito a intuire la cosa. Se Quindi voglio dire, uno questo non ha modo di soldi, non, anche vivere. vengono anche ragazzi che stanno a Napoli per studiare, gli studenti. Certo. Vengono, amico mio, noi siamo studenti, vai tranquillo caro, non ti Gli preoccupare. guardi comunque la macchina, la Vespa, il motore, quello che Ovviamente la sia. vita per loro è dura, io non rendo la vita dura agli altri, cerco di essere amico, può darsi Vabbè, anche un questa è una considerazione domani, molto umana che ha, insomma, è guarda, mi normale, perché, ma si deve percepisce. essere così, si Lui deve da essere uomo da così. strada percepisce già un ipotetico cliente com'è. Quindi Riesco a vuol vedere in dire faccia la lavoro da persona che... psicologo, perché si Lavoro da acquisisce la psicologo. psicologia della strada, che è poi quella Anche, che è sono anche un la più mezzo importante. psicologo. Senti, Antonio, la Ma differenza tra cosa ti prima e dopo aspetti tu per il anche? futuro, per te Sempre un stesso? futuro migliore, per me ho 35 anni, man mano io continuo ad andare avanti così. Spero sempre che Napoli migliori. Per gli altri ragazzi, c'ho anche dei figli, la mia prima bambina c'ha 11 anni. L'hai detto che va a scuola media. E Il più se... piccolo quanti anni c'ha, Antonio? Un anno e mezzo. È proprio piccolo. Fa la terza media, riesco ad invogliarla, mi è facile invogliarla perché alla scuola gli piace, può fare le superiori, un liceo d'arte, può studiare legge, medicina, tutte queste cose qua. Però Se tu in questo momento io ti do una possibilità, io nemmeno per loro c'è spazio. sono ottimista, quindi spero ci sia. Se tu potessi fare una domanda al nostro sindaco per la tua professione, perché io la ritengo comunque una professione, Sì. in aspetto non legalizzata quella di strada, però, che cosa gli chiederesti? La strada, per la gente Per come te, per chi fa il lavoro che è quello che fai tu, me, insomma, che lo fa per lasciaci in mantenere una famiglia. pace. Beh, ma indaga sui veri parcheggiatori abusivi, non quelli che vengono adesso, non so, ci sono tantissimi locali per la Caracciolo, ci sono parcheggiatori che chiedono dei soldi per forza, parcheggiatori cattivi che ti sfregiano la macchina, tutte queste cose qua. Quindi non Lo è so, leggenda, sono esiste loro. veramente. Lo so, sono loro che inquinano tutto il resto dei parcheggiatori, però io sto schedato come parcheggiatore abusivo da una vita. Si riesce a vedere chi è che davvero dà fastidio alla gente Certo. che viene a parcheggiare, chi è che davvero chiede i soldi e chi è che davvero sta lì per vivere, per andare avanti. Io sto qua con altri due miei amici, adesso non ci No, sono. io li conosco, ci ho parlato una volta con loro. E parlai con i tuoi amici, dissi io un giorno verrò e vi Anche farò loro un'intervista. Che hanno famiglia e tutte queste cose qua. Non difficoltà dico che... avete con questi parcheggiatori, diciamo, un po' prepotenti? Cioè, vi fanno delle azioni, cioè, No, vi no, 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 intimoriscono no, oppure ognuno ha la fate... zona sua, ognuno ha la zona sua. Ovviamente se viene un ragazzo qua e mi chiede se può lavorare, già è dura per noi, ne siamo in tre su questo posto, non lo posso far lavorare. Cerco sempre di farglielo capire, guardo sempre un po' di spazio che si può stare un pochettino. Ma fastidio a me non ne danno, come io non vado a dare fastidio a un altro. Riesci a mandare a portare avanti la tua famiglia, cioè a poter pagare le bollette, a Mi è molto potervi... difficile. Tua moglie lavora, ti aiuta? Fa dei Anche se c'hai lavoretti quattro... in Vabbè, casa, fa dei lavoretti in casa, quindi in qualche modo manicure, contribuisce, queste insomma. così, grazie a Dio, sì, riesce a darmi una mano. Valentina, E cos'altro nulla, vogliamo è chiedere a quello che Antonio? appunto io volevo dire, il futuro Quello di che lui. volevo chiedere,
al sindaco. Che volevo chiedere al sindaco? Non è che io ragiono come le altre persone, lo so, anche per lui è difficile combattere tante altre persone, però dico io, guarda davvero chi è che ha bisogno e chi è che insiste con questo lavoro e si arricchisce anche con questo lavoro. Ce ne sono tanti, lo so benissimo, per questo che ci siamo anche di mezzo noi. Ci sono dei computer, io sto schedato come parcheggiatore abusivo, anche altri ragazzi, ma io sto da una vita, io avevo 11 anni, adesso ne ho 35, sto per la strada a fare parcheggio da 24 anni. Lui dice da 24 anni non riesce a trovare niente, no, è difficile. Ma sta nelle liste dei disoccupati? No, che ci vado a fare? Perdo tempo, no, io continuo a vedere la mattina, divento elettricista idraulico. Certo. E devo vedere sempre come fare uscire la giornata, se non mi riesce vengo qua e vengo a fare un po' di parcheggio. Certo. E qua si lavora solo il venerdì e sabato. Perché se mi va male, ci sono i locali sì, che funzionano di più. Venerdì e il sabato. Qua c'è un locale qua 13.000 euro a mese mensili, solo di fitto. Ma che si apre qua? Non si apre mai niente, non può aprire niente, c'è una banca e è andata via. Come fa? Ma è andata via. Ma scusami Antò, ma la crisi si sente per i parcheggiatori, anche la crisi? Tantissimo, sì. Quindi là come me, i veri parcheggiatori abusivi, noi la sentiamo, perché noi vogliamo stare tranquilli. Quando viene una macchina a parcheggiare, quanto è il piacere tuo? Quanta è la tua forza che mi può dare? Quello che ti fa piacere di darmi. Io sto qua, do un orario, sto fino a l'una, poi si fa l'una, vado via. Meno che una macchina, non so, vedo anche se c'è una macchina abbastanza nuova, grande, resto là, aspetto un altro po', perché non deve succedere niente qua al mio posto che ci lavoro. Domani ci ritorno qua, devo stare tranquillo. Mettiamo che rubano una macchina innottata e fanno una denuncia. Il giorno dopo poi viene la polizia. Sì, 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 anche per i residenti, la gente che ci abita qua. Io guardo la gente qua. Qua scippavano, facevano rapine di Rolex, c'era gente che aspettava magari le vecchiette che pigliavano la pensione alla posta. Guardavo, io mi guardavo tutto il posto. Antonio, chi è più generoso? Il papà di famiglia, il single, il giovane rampante che esce dalla banca, dall'ufficio? Chi è più generoso con voi? No, adesso non ve lo so dire perché è dura anche per loro. Quindi questa crisi da loro passa su tutti qua? È per tutti. Viene qua un ragazzo che ha appena comprato una macchina, sa tutto che è rampante, come ha detto lei. Si va a mangiare, c'ha solo 10 euro, va a mangiare un panino, può mettere un po' di benzina alla macchina, un ragazzo cosa può fare a guadagnare che adesso sta iniziando a vivere? Però magari una macchina da 40.000 euro, magari dire. Se è la possibilità la può scontare, è buono per lui, una macchina di 40.000 euro. Magari esce dal pub, mi fissa, aspetta che mi allontano un pochettino, riesco a capire, gli do spazio, mi allontano un po', così se ne va, faccio posto, mi può pagare un'altra macchina che entra, lo faccio andare via tranquillamente. Quindi Anna, da questa intervista noi stiamo percependo che questo modo è l'unico modo per poter effettivamente sopravvivere, certo, non commettendo reati che ti portano ad andare direttamente in galera, quindi è peggio reale, quella è la verità. E uno che tiene una famiglia e dei figli, chiedo soldi, è chiaro che cosa, come fa a vivere, come fa a sopravvivere? Questo, diciamo, non vogliamo... È un modo onesto? È un modo onesto, non vogliamo certamente fare in modo che l'illegalità è vista legalità, ma è l'unica forma di sostentamento che uno ha per sopravvivere. Per sopravvivere e non pensare solo lui, non pensare solo a se stesso, ma a pensare all'intero nucleo familiare, figli, moglie compresa. Certo. E se poi tiene anche una mamma a carico anziana, certo, dire, non la può buttare e gettare per strada. Assolutamente. Antonio, noi ti ringraziamo tantissimo, ti auguriamo un in bocca al lupo per ogni cosa. Grazie. E ti ringraziamo per questa intervista che... Speriamo che fa bene la gente come me. Che ci ha fatto capire che comunque tu hai una realtà ed hai anche una grande cultura, una cultura di strada, sì, che non molti hanno. Sì. Noi siamo pochissimi ragazzi come me, non la pensano tutti come me. Grazie Antonio. Grazie tante, in bocca al lupo. Grazie. Dopo aver ascoltato Antonio, Anna Copertino e Valentino Arcolino per Road TV Italia da Santa Lucia vi saluta.